strumenti di litio per costruire futuro. Senti, ti faccio subito una domanda da cui poi penso potremo partire per trattare questo, un po' quello che c'è della quantità enorme di informazioni che comunque sono racchiuse in questo volume. La domanda è, partendo dal titolo, tutta un'altra storia, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra. L'omosessualità. Cioè, io ad esempio sapevo che in qualche modo il termine omosessuale è stato coniato, mi sembra, nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi diciamo, il concetto di omosessuale e omosessualità si dice, almeno alcuni dicono, che in realtà è un concetto che nasce tra l'Ottocento e il Novecento. Allora, si può parlare di omosessualità anche, che so, nell'antica Grecia, se non nell'Italia medievale o, che so, in quella rinascimentale? Allora, se tu leggi il titolo di questo libro scritto da Giovanni Dall'Orto, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, cos'è che Giovanni Dall'Orto pensa che si possa fare, altrimenti non avrebbe fatto 730 pagine di questa cosa. Adesso spiego subito, volevo comunque ringraziare, è stata mezz'ora che io arrivassi, siete veramente gentilissimi, scusatemi per questo ritardo. Chiusa questa parentesi che dovevo comunque dire, allora, questo è uno dei fulcri attorno ai quali ruota il libro, ossia il tentativo di dimostrare come la tesi che è andata per la maggiore, secondo la quale l'omosessualità è una costruzione sociale, è qualcosa che è stata inventata nell'Ottocento dai medici, non ha un fondamento, secondo il mio punto di vista, ma io credo di aver presentato molti documenti che provano questo mio punto di vista. Faccio notare che la famosa invenzione del termine omosessualità, e io non a caso nel libro faccio riferimento a questa tesi con un termine che mi sono inventato io, invenzionismo, non esiste una scuola invenzionista, però ho voluto fare un termine che coprisse tutti coloro che costruzionisti storici, interazionisti simbolici, Foucaultiani, queer, a vario titolo parlano dell'omosessualità come di qualcosa di inventato, di costruito. La mia tesi è che nel famoso dibattito con i queer se l'omosessualità ha un'essenza ontologica o solo discursiva, di cui penso interesserà moltissimo a tutti, io mi schiero con la prima parte, nel senso che sono convinto che il fenomeno omosessuale sia un fenomeno, non voglio mettermi a discutere sulle cause, questo è un libro di storia, quindi l'argomento dell'eziologia proprio non mi riguarda, mi passa sopra nel libro. Ma se volete questo argomento, ne ho discusso in mamma, papà, devo dire una cosa, ma questo è un libro di storia, ma che ciò detto, cioè che l'omosessualità è un fenomeno che si ripresenta costantemente con tratti simili a questi secoli, c'è anche da dire che anche cose che hanno una base biologica, come il fatto di essere uomo o essere donna, poi si esprime a seconda dei secoli, a seconda della cultura, dell'epoca, del luogo in cui viviamo. Cioè, nessuno è uomo oggi come era due secoli fa e come lo sarà tra un secolo, e nessuno è donna nello stesso modo. Per cui noi viviamo in una realtà che è socialmente costruita ed esprimiamo quello che noi siamo attraverso la socializzazione che abbiamo ricevuto, l'educazione. Se noi fossimo nati in Cina o in Congo, sicuramente vivremmo la nostra omosessualità in modo diverso da come viviamo ora, eppure saremmo le stesse persone. Nello stesso modo, se noi fossimo nati due secoli fa, la vivremmo in un modo diverso che oggi, eppure saremmo state le stesse persone. Evidentemente, c'è nel mio libro c'è il tentativo di presentare la storia dell'omosessualità come qualcosa di profondamente dinamico o dialettico, come si diceva una volta. E io ho voluto sottolineare 1869 Karl Heinrich Ulrich, perché la parola omosessualità non è stata inventata da un medico, come sentiamo dire molto spesso, appunto che Ulrich è stato trasformato in un medico onorario. Scusami, la parola omosessualità da Benkert, che era un letterato ungherese, o Kerdeni, mentre Ulrich ha inventato la parola uranismo. Però Kerdeni con omosessualità, Ulrich con uranismo, Hirschfeld con transessualismo e con travestitismo, il movimento gay con la parola gay, poi la parola queer. Se ti fai attenzione, le parole che definiscono il fenomeno omosessuale vengono dal mondo omosessuale, non da fuori. Quello che hanno fatto i medici nell'Ottocento non è stato inventare l'omosessualità, è stato patologizzarla, è stata trasformata in una malattia.
lettera che uno pederasta scrisse al giurista, al neurologo, adesso mi ricordo veramente cos'era, Caspio, per dirgli: noi esistiamo, formiamo una società, diciamo così, ci riconosciamo a vicenda nell'Europa, e io credo che lei dovrebbe studiare questo fenomeno con animo scientifico e per cercare di fare luce. Il documento di Westphal, che secondo Foucault inizia, crea l'omosessuale come tipo umano, in una nota a piedi pagina cita Ulrich. Allora è Westphal che va a scuola da Ulrich, non Ulrich che va a scuola da Westphal. E secondo me è stata una grossa ingiustizia che hanno fatto gli storici alla realtà omosessuale, quella di dire che se non ci fossero stati i medici non esisterebbe l'omosessualità e sotto sotto non ci sarebbe il problema degli omosessuali. Noi ci siamo convinti di essere tali. Ebbene, se leggerete il libro troverete che in epoche diverse ci sono stati migliaia, milioni di persone che hanno dichiarato: io sono quello che sono, I am what I am, perché sono nato così, perché la natura mi ha fatto essere così. Anzi, uno dei grossi dibattiti nell'Occidente, nel corso dell'Occidente, è se l'omosessualità, essendo contro natura, può però essere secondo una natura individuale, può essere secondo natura, secondo l'individuo. E voi troverete dei sodomiti che lo dicono: ma è naturalissimo a me, per me è la cosa più naturale. Cioè, c'è una novella di Matteo Bandello che vede un personaggio, il Porcellio, che al prete che lo confessa chiede: hai mai peccato contro natura? Lui dice: no, mai. Poi la moglie dice: gli ha confessato il peccato contro natura? Veramente no. Allora torna a chiederglielo: ma mi si dice che tu hai peccato contro natura? No, io non ho mai peccato contro natura. La moglie verifica di nuovo: no, guardi, torna la terza volta, fa: ma mi hai detto che tu ci hai letto con i ragazzi? Ah, quello! Ma quello è una cosa naturalissima per me. Allora, se ci sono questi individui che nel corso dei secoli contestano il concetto di contronaturalità del comportamento omosessuale, dell'omosessualità, affermando che sarà contronatura per gli altri, ma per me mi è naturalissimo. C'è un amante del Casanova che preferisce le donne, e Casanova gli chiede: ma chi ti ha dato questo gusto, chi ti ha insegnato questo gusto? E lei risponde: la natura. Allora è evidente che l'idea che la preferenza omosessuale non sia qualcosa di insegnato dall'interno, ma qualcosa di innato, che viene detta da dentro, è un'idea antichissima. Tant'è vero che San Tommaso d'Aquino, nella Somma Teologica, è costretto a confutare questa tesi, perché quando afferma che la sodomia è contro nature, si trova di fronte all'obiezione del problema degli Aristotele, che per lui sono il filosofo. Quando San Tommaso d'Aquino dice Philosophus ai, dice il filosofo, parla di default di San Tommaso d'Aquino. C'è questo documento che... Cosa ho detto? San Tommaso. San Tommaso parlava di San Tommaso. No, parlava di Aristotele. Mi sono un po' agitato per questo incidente d'auto che c'è stato. Vabbè. Il problema di Aristotele, non di San Tommaso d'Aquino, ti chiedono se la preferenza per i rapporti anali possa essere causata da una malformazione del sistema nervoso, che porti i nervi del piacere anziché verso i genitali, verso la parte anale. Ora, non ci interessa sapere quanto sia sensata una cosa di questo genere. Ci interessa sapere che questo tipo di spiegazione priva della possibilità di definire una colpa a questo tipo di preferenza, perché se tu sei conformato in modo diverso e agisci conformemente alla tua natura, non stai agendo contro natura. E San Tommaso deve fare tutto un ragionamento complicatissimo per dire che sì, può forse essere secondo la natura dell'individuo, può essere con naturale secundum quid, ma non secondo la natura generale dell'essere umano, perché quella di quell'individuo era la natura malata, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire che cosa? Che San Tommaso d'Aquino si è dovuto porre il problema per poterlo confutare, perché intellettualmente è una visione che già esiste, che preesiste di molti secoli, questa presunta costruzione medica ottocentesca. No, mi chiedevo, no? Siccome nel punto, per quanto più o meno partiamo noi non, diciamo, non addetti e non dentro a tutte queste questioni, ci siamo sempre immaginati che l'omosessualità in Grecia è un fattore sociale, cioè c'è l'adulto e il giovinetto, no? E quindi non è che sono in realtà liberi di esprimersi secondo le loro preferenze.
veste, ma ci sono dei ruoli predeterminati, ci sono delle ritualità, eccetera, eccetera. Spesso nel Medioevo, nell'era cristiana, diventa un vizio, comunque un peccato, non è un, come dire, un'inclinazione, ma il peccato non sono la stessa cosa, comunque poi me lo spiegherai meglio. Allora. Comunque diventa comunque un aspetto morale, ecco, tutto. Okay. E poi diventa un aspetto medico, no? A un certo punto. Okay. E dici che trovi testimonianze, quindi dentro questo libro ci sono testimonianze di, immagino, vite di tante persone che parlano della propria intimità, quindi faccio vedere delle loro storie per capire che come, okay, come sei riuscito a, okay, in questo punto, allora, a fare questo. Ha ricordato prima che io ho scritto altri libri, io sono un militante, non mi sono mai vergognato di dire che sono militante, ho scritto libri sull'AIDS, sul rapporto di genitori figli, sulla coppia, però questo è un libro di storia in cui i documenti vengono affrontati per il significato storico che hanno, dopodiché la riflessione viene dopo. Io non ho scelto i documenti in funzione di quanto potevano fare comodo al movimento gay. Ho fatto una ricostruzione storica e poi mi sono chiesto cosa questa ricostruzione poteva insegnare al movimento gay. Ovviamente sono stato molto felice di scoprire che nulla di tutto quello che ho studiato contraddice le ipotesi e le tesi del movimento gay. Però in alcuni casi, alcune cose che tutti crediamo essere vere, per esempio che la Grecia fosse il paradiso degli omosessuali, non sono affatto vere, si basano su una conoscenza ideologica del fenomeno passato. Tu mi hai appena presentato l'evoluzione della storia dell'omosessualità secondo quella che in gergo accademico si chiama una visione storicistica, cioè una successione di fasi in cui prima c'è una cosa, poi ne viene un'altra che sostituisce la precedente, poi ne viene un'altra che è, poi viene il sodomita che sostituisce il greco, poi arriva il pederasta che sostituisce, poi l'omosessuale che sostituisce il pederasta e così via. Io questa visione nel libro la combatto, nel senso che secondo me è proprio sbagliata e ritengo, assieme ad altri storici, non è che io mi sono inventato, non è che qui troverete la rivelazione divina, troverete uno studio sulla base di documenti storici, questo dal punto di vista di altri storici, ritiene che la storia dell'omosessualità si capisca meglio come coesistenza contemporanea di diverse visioni dell'omosessualità, quindi diverse figure sociali, che coabitano gli stessi momenti storici e si combattono tra di loro, ognuna di loro, per avere la supremazia. Per fare capire questo aspetto ho fatto l'esempio della cosiddetta omosessualità mediterranea, ho dedicato un intero capitolo allo studio, all'esame di un modo di essere omosessuale che non combacia assolutamente con la nostra definizione di omosessualità, cioè quella visione tipica dei paesi del Nord Africa ma anche dell'Europa del Sud, che definisce l'omosessuale non in base a un orientamento innato, ma in base a un ruolo sessuale, per cui tu sei omosessuale se subisci l'atto sessuale da parte del maschio. Se tu penetri una donna o un uomo, sei maschio, non sei eterosessuale, sei maschio e basta. Se tu ti fai penetrare, sei invece una femminella, un ricchione, una mezza femmina, c'è tutta una serie di definizioni tradizionali. E la mia opinione, la mia proposta è che questo è un vero e proprio ruolo sociale alternativo a quello omosessuale, ma che coesiste con l'omosessuale in Italia almeno fino alla rivoluzione sessuale, ma che non è sparito oggi, si è semplicemente fuso nel nostro concetto di omosessualità, che oggi magari riemerge sotto il termine di queer, ma fa comunque parte della nostra cultura. È talmente impressionante questa coabitazione che noi abbiamo le relazioni scritte dai questori per la proposta di invio al confine di persone omosessuali nel 1936, quando con le leggi razziali l'omosessualità viene definita un attentato contro la stirpe, in cui abbiamo il questore di Firenze che cita Freud e parla di orientamento omosessuale di questa persona che quindi è pericolosa. Il questore di Catania, Molina, che scrive tal di tali affetto dal vizio della pederastia e si aggira per le vie della città adescando giovani dell'altro sesso, del sesso opposto. Ma non è un lapsus, perché poi lo ritroviamo altre volte, tal di tali adescava giovani del sesso opposto. E tu dici, vabbè, questo era fuori di cranio. Allora ti vai a vedere le suppliche che ho consultato all'archivio di Stato di Roma di una persona che scrive chiedendo la grazia,
sostenendo che lui è finito lì per errore in mezzo a tutti questi pederasti, dicendo: il sottoscritto fa presente di essere sposato e padre di 3 figli, pertanto di essere proficuamente attivo e quindi di non poter essere un pederasta. Allora, noi abbiamo 2 tassonomie, 2 modi di catalogazione della sessualità che non è possibile che combattino, perché ragionano in base, uno ragiona in orizzontale e l'altro ragiona in verticale. Questa gente ritiene che il fatto di essere attivo li escluda dal concetto di essere omosessuali. Siccome si limitava a metterlo agli uomini, non è un omosessuale. E se noi non capissimo la presenza di queste diverse tassonomie e catalogazioni, non capiremmo Catullo quando, per vendicarsi dei suoi rivali politici che lo hanno insinuato che lui non fosse abbastanza maschio, predicavo vos e ti rumavo vos, vi inculerò, vi verrò in bocca. Quindi, per punirti del fatto che tu hai insinuato che io sia un po' frocio, compio su di te un atto omosessuale. È chiaro che questo modo di ragionare, secondo la nostra visione della omosessualità, parola che nel titolo, non ha senso. Acquisisce un significato soltanto se noi accettiamo che nella storia esistono le omosessualità, i modi diversi di concepire l'omosessualità. Allora, da questo punto di vista, sì che è un errore, come magari pensavi tu quando hai fatto la domanda, cercare di imporre l'aspetto dell'omosessualità del modo in cui la vediamo noi oggi, e la viviamo noi oggi qui, perché poi magari a Tunisi la vivono oggi, ma in un modo completamente diverso, al passato. Io tendo sempre a semplificare questo contrasto presentando il fatto che in America la sottocultura gay si è imperniata, maschile, si è imperniata sulle saune, e questo ha portato a tal punto a identificare sauna con sottocultura gay che tutta la realtà invenzionista è andata a verificare se esistesse per caso una sottocultura omosessuale nel passato, andando a cercare le saune gay nella Lucca del 1300, non le ha trovate e ha detto non esisteva una sottocultura gay. Poi è arrivato John Boswell e, invece che è convinto che la sottocultura gay abbia una storia di 2000 anni, va a vedere nella Parigi del 1300, trova che ci sono queste stufe, bagni pubblici in cui c'è del maneggio, e dice sì, c'erano le saune gay, quindi esisteva una sottocultura gay. La domanda che pongo io nel libro è: ma perché dobbiamo giudicare la sottocultura e i nostri abiti sulla base della presenza o meno delle saune? Ma chi ha detto che la sottocultura si identifica con le saune? Allora, voi a Lucca avete avuto la fortuna di avere Umberto Grassi, che ha scritto uno studio favoloso, c'è in libreria per caso? No, sugli ufficiali della Repubblica, che è un libro che vi invito a leggere se avete un interesse per la storia, perché Lucca ha una caratteristica quasi unica in Italia, è una delle 2 città, assieme a Firenze, che nel Medioevo, per contenere il problema della diffusione della sodomia, ha creato una magistratura apposita che aveva come scopo soltanto quella di contenere i sodomiti e verificare sulla onestà dei monasteri, perché mettiamo le 2 cose. E questo vuol dire che Umberto Grassi ha potuto andare a guardare nelle carte di questa magistratura e trovare secoli di processi ai sodomiti di Lucca, che era una realtà comunque dal punto di vista popolazione non smisurata, ma ci sono tutto il catalogo, l'elenco del telefono dei sodomiti della Lucca del 500, tutti belli in ordine, e ci permette di scoprire che una realtà relativamente piccola come Lucca avesse luoghi di incontro, avesse modalità di incontro, e c'era soprattutto questa schiera di ragazzini che usavano i sodomiti come bancomat, che entravano e uscivano nella sottocultura, che non possono essere definiti sottocultura, come ha fatto Michael Rock, che ha studiato l'altra città che aveva questa magistratura, cioè Firenze, in un libro che non è disponibile in italiano, Forbidden Friendships, che sostiene appunto che la sottocultura non esisteva perché non appare con i criteri con cui la vediamo noi oggi. Invece io nel mio libro, per poi ti faccio parlare di me, dico: noi abbiamo anche nella sottocultura, ogni secolo definisce in termini propri cos'è una sottocultura. Se noi vediamo la sottocultura omosessuale oggi, è una sottocultura di coloro che preferiscono le persone del loro sesso, indipendentemente dai ruoli, perché questo è il nostro modo di concepire l'omosessualità nel XXI secolo. La sottocultura dei femminelli napoletani è invece una sottocultura che prevede
la frequentazione tra di loro soltanto dei passivi. Gli attivi sono persone che entrano, vengono attirate, vengono sedotte. La famosa frase: non esistono maschi eterosessuali, esistono solo maschi mal sedotti. Questo è il portato di questo tipo di sottocultura. Non esiste, esistiamo noi e tutto il resto. Non esiste l'omosessuale attivo, esiste il maschio. La sottocultura sodomitica del 400, del 500 che troviamo a Lucca è esattamente l'opposto, è la sottocultura dei soli attivi che si frequentano fra di loro, ci segnalano i ragazzini che ci stanno, se li passano uno con l'altro. C'è un prostituto fiorentino che inguaia qualcosa come 200 persone da solo, voglio dire, è chiaro che questi ragazzini avevano fatto un'attività per lucro della loro prostituzione. Ma entrambi questi modi di consociarsi tra persone degli stessi gusti sono incomprensibili per noi. Uno esclude i passivi e l'altro esclude gli attivi. Soltanto quando, eccolo qua il famoso ragazzino, soltanto quando il ragazzino raggiunge l'età adulta, la sua viene considerata una scelta, diventa una scelta. Lui si unisce a questo gruppo di attivi, cambia ruolo, entra a far parte di quella che è la vera e propria sottocultura dell'epoca. Perché nell'idea, nella mentalità dei vostri avi di mezzo millennio fa, c'era l'idea che il passivo lo facesse fondamentalmente per motivi di lucro, che non dovesse trarne un piacere personale, anche se poi nelle novelle del 400 e del 500 toscane troviamo anche personaggi come il dottor Fiorentino del Molta, c'è un giovane a cui piace farsi sodomizzare e quindi lo fa non per bisogno, addirittura per specificare questo punto lui specifica che da adolescente il padre muore, lui eredita una fortuna, quindi diventa autonomo da ragazzino e ciò nonostante va letto con i maschi. Quindi questo dettaglio dell'eredità gli serve per dire non l'ha fatto per bisogno di soldi, l'ha fatto perché proprio gli piaceva. Allora la domanda è: possiamo confrontare modalità di costruzione di sottocultura, di auto-identificazione, di visione di sé, di visione del mondo così diverse come se fossero un fenomeno unico o no? Le 130 pagine di questo libro sono state scritte per sostenere di sì, perché nel farlo non c'è nulla di diverso di quello che facciamo quando fingiamo di credere che la sottocultura gay di San Francisco, quella di gay di Lucca oggi e quella del Cairo di Tunisi siano la stessa cosa. Non lo sono, perché ogni realtà sociale vive lo stesso fenomeno, esprime socialmente in un modo diverso. E quindi se noi siamo disposti a concedere questa differenza, questa distanza tra noi e gay di San Francisco, non vedo perché non dovremmo concederla agli omosessuali e sodomiti di Lucca di 500 anni fa. Dopotutto siamo usciti letteralmente dal loro grembo, non sono marziani che abitavano per puro caso queste lande. A proposito dicevi ora delle infinite sfaccettature a livello sociale che, diciamo, in cui si è manifestata l'omosessualità o comunque la sessualità e rapporti non ortodossi, diciamo così, in qualche modo. Rispetto a questa grande varietà, sia nel tempo che nello spazio, c'è anche però un sostegno continuum in qualche modo, quindi una coscienza di sé, una capacità di riunirsi tra persone che hanno gli stessi intenti, gli stessi gusti. Io mi faccio un episodio, un capitolo del tuo libro, che tra l'altro si ricollega al libro di Ceri di Grassi, perché è una storia ricostruita anch'essa tramite gli atti di processi. Da quello che ho capito, i processi sono una fonte molto importante per ricostruire, purtroppo, viste le persecuzioni che hanno subito appunto le persone omosessuali. In questo caso si tratta di un processo che avviene a Roma, di una società, chiamiamola così, di portoghesi, o spagnoli, che pratica in questa, poi ne parlerai meglio tu, in questa diciamo associazione di omosessuali, appunto, soprattutto portoghesi e spagnoli, si arriva al punto di, come si dice, di celebrare anche dei matrimoni, veri e propri matrimoni in chiesa. Chiaramente questo poi verrà scoperto, i malcapitati faranno la fine che sappiamo, cioè, saranno o
lo so, bruciati o qualcosa, o decapitati. Impiccati e loro cadaveri. Ecco, tutte e due, diciamo, doppia condanna. Quindi la cosa importante è che gli atti del processo però permettono di ricostruire i rapporti, diciamo, che intercorrevano tra queste persone. E credo che questo sia un aspetto importante, perché emergono appunto, ora magari ce ne parlerai, emergono anche appunto una necessità di trovare un linguaggio particolare, un linguaggio sociale che riunisca questo gruppo. La necessità di arrivare a sposarsi, perché evidentemente cosa c'è di più normale, di ordinario, per in qualche modo di più, che possa in qualche modo essere considerato appunto naturale, che arrivare al matrimonio. Ecco, il matrimonio, che poi ci può riportare addirittura a parlare, ovvio che questo è un libro storico, quindi non è che dobbiamo per forza entrare nell'attualità, però se vogliamo trovare un parallelino, c'è un qualcosa che collega questi matrimoni nella Roma del Cinquecento alla lotta per il matrimonio nel 2015? No, noi dobbiamo entrare nell'attualità, proprio perché questi documenti ci mostrano come determinate aspirazioni non siano un'invenzione, qualcosa che ci siamo inventati oggi, no? Ma voi proci adesso vi siete messi in testa questa cosa, volete fare i figli e volete sposarvi. Una volta non era così, una volta la gente era un pochino più sensata, no, una volta la gente sapeva che rischiava la vita facendo determinati atti e ciononostante li faceva lo stesso. Questo mi mostra quale livello primario, istintivo, importante avesse per queste persone il fatto di avere un riconoscimento sociale, che non vuol dire della società, perché lo sappiamo benissimo che questi matrimoni non erano socialmente validi, ma del gruppo delle persone che conoscevano, che loro frequentavano, dei pari, avere una dimensione che andasse al di là della questione io e te, ma andasse verso un noi collettivo. Io ho fatto un intero capitolo sui matrimoni omosessuali, perché è un fenomeno che non avviene soltanto in questo episodio di Roma, avviene anche a Napoli, avviene più volte questa cosa. Troviamo questa aspirazione al riconoscimento sociale dei propri amori in quanto amori. E questo episodio romano è particolarmente importante perché smentisce da solo tutto quello che credevamo di sapere rispetto a quello che era il sodomita antico. Sappiamo benissimo, abbiamo appena parlato della sottocultura lucchese, in cui c'è l'attivo che è adulto e paga un ragazzino per sodomizzarlo. Qui invece niente di tutto questo, sono persone della stessa età più o meno, che hanno rapporti paritari e praticano lo scambio dei ruoli sessuali. C'è qualcuno che ha delle preferenze per il rapporto passivo, lo chiamano la comare, ma sotto tortura confessano di avere sia agito che patito, secondo i termini dell'epoca. E sono delle relazioni di lunga durata, per quello che poteva essere, però c'è una storia stranissima, i due che si conoscono in Fiandra e poi si ritrovano a Roma dopo le vicissitudini della vita e si mettono insieme di nuovo. C'è uno che va a Roma per pellegrinaggio perché ha deciso che non vuole più peccare in quel modo, vuole smettere con questo vizio e ci ricasca perché si innamora di un altro uomo. Vediamo tutti gli elementi della passione, dell'amore, che secondo le teorie degli storici non avrebbero dovuto esistere in quell'epoca, che invece esistono già delineate in modo chiaro. Chiaramente ne leggiamo attraverso la trama del processo, che considera tutto questo disgustoso, inconcepibile, blasfemo, eretico, nefando, tutto quello che volete. Ma tutto quello che abbiamo appena detto ha senso anche ai fini del dibattito. Io questo libro l'ho scritto per il dibattito contemporaneo, non per il dibattito dei nostri abiti 400 anni fa, perché ci mostra come tante tesi che dicono che noi ci stiamo oggi inventando delle cose che non stanno nel cielo in terra, cioè stiamo creando, non sono affatto delle invenzioni, sono aspirazioni che esistono da mezzo millennio, da un millennio, da 2000 anni, leggete le poesie d'amore, ma questo non l'ho fatto intenzionalmente perché la letteratura è facile da fraintendere. Però sicuramente il caso dei matrimoni sodomitici di Roma del Cinquecento sono un caso chiarissimo di un'aspirazione sociale che non ha niente a che fare con la letteratura. Viceversa, è una cosa che mi piace far notare quando giro a presentare il libro, incidentalmente, siccome io ho passato il tempo che normalmente viene dedicato al mio spiegone, se da questo momento in poi, se volete interrompermi, sì, per intervenire, fatelo liberamente. Mi piace far notare
come esiste anche il fenomeno esattamente inverso che non viene mai andato, cioè l'invenzione della tradizione. Prendiamo il matrimonio tradizionale che il Sentinellume in piedi dichiara di volere difendere. Quel matrimonio tradizionale nella tradizione non è mai esistito. Si sono inventati una tipologia di matrimonio che nella tradizione occidentale non c'è. Quel matrimonio presuppone la riforma del diritto di famiglia che negli anni 70-75. Perché il matrimonio nell'antichità è un'alleanza tra due famiglie che hanno deciso di creare, come si diceva all'epoca in buon toscano, un parentado, cioè di diventare parenti, quindi fare un'alleanza, se eravate nobili era un'alleanza dinastica, ma se non eravate nobili magari era mettere insieme i campi confinanti facendo sposare il figlio e la figlia. E serviva fondamentalmente per gestire un patrimonio. Il matrimonio viene fatto con i padri, che si parlano e dicono, secondo me i miei figlioli, la tua figliola starebbero bene insieme, anche secondo me, facciamo il contratto, li mettiamo insieme, quando abbiamo firmato il contratto chiamiamo i figli e diciamo, sapete una cosa, vi vogliamo far sposare. Il consenso di costoro, cioè oggi un matrimonio compiuto contro la volontà del, come si diceva una volta, figlio di famiglia, cioè del minorenne, fino a 25 anni erano minorenni i nostri avi, non è valido. All'epoca invece era stato previsto un reato che era sottrazione consensuale di minore, che era quello che avveniva quando io volevo sposare tua figlia e tu non me la volevi far sposare, io la rapivo, diciamo la quinina, ci andavo a letto, la disonoravo, l'unico modo per restituire l'onore era sposarla. A questo punto, per dare delle armi al padre della figlia che ero rapita, è stata inserita nel codice penale anche italiano, credo sia tuttora, questo non sono sicuro, ma c'è stato a lungo il fatto di poter essere denunciato di sottrazione del minore, sì, ma consensuale, cioè il minore era d'accordo sul fatto di farsi sottrarre alla tutela del padre. Questo vuol dire che la volontà del padre prevaleva sulla volontà di coloro che si volevano sposare. Questa è la famiglia tradizionale. Ma voi pensate che le sentinelle in piedi vogliono arrivare a questo matrimonio? Ci sono quelle che scrivono sposati, sì, sottomessi, e poi vanno dal pulpito a predicare il matrimonio tradizionale. Ma il matrimonio tradizionale prevedeva che la donna stesse in casa a far la calza, non che si andasse sul pulpito. Allora, perché è importante la storia? Perché hai scritto un libro di storia, mi chiedono spesso? Prima di tutto per mostrare come noi siamo semplicemente il segmento finale di un discorso che va molto indietro nel tempo e che ci ha fatto essere quello che siamo, ci ha fatto diventare quello che siamo. E secondo, anche per scoprire come tante cose che noi crediamo fenomeni eterni, fenomeni che sono sempre esistiti, sono dei fenomeni relativi, recenti, che non hanno nulla di naturale. La famiglia naturale, come viene presentata dalle famiglie, dalle sentinelle che, è una costruzione sociale. Quella, niente come la famiglia è mai stata una costruzione sociale. In latino la famiglia è l'insieme delle persone possedute da un pater familias, quindi innanzitutto gli schiavi. Quando c'è Cicerone che accusa Clodio Bombo di essere venuto incontro, di essere venuto dal suo assistito cum familia, non è che era venuto con moglie e figlia a fargli la festa, è venuto con un branco di schiavi con i randelli per farlo fuori. Quella era la famiglia. Poi, oltre agli schiavi, la moglie, che era possesso del marito, era nella tutela del marito, e i figli su cui il padre e famiglia aveva il diritto di morte, di vita o di morte, ok? Questa è la famiglia, perché per i latini la domus è la famiglia, è un'altra cosa, un'altra istituzione. Quello che era per un latino la famiglia, con tutto che noi diciamo che la nostra famiglia è quella che discende dal diritto romano, è una cosa completamente diversa. Per i nostri antenati, i servitori fanno parte del nucleo familiare. Tant'è vero che spesso ne prendono il cognome, c'è tanta gente in Italia che dei cognomi nobiliari pensa di discendere dai Farnese. No, erano gli schiavi dei Farnese che avevano il nome dei loro padroni. Gli schiavi africani in America prendevano invece il nome dei loro padroni, perché nella loro concezione lo schiavo era parte del nucleo familiare. Allora, lo vogliamo ammettere o no che quello che è famiglia cambia di secolo in secolo? Allora mi dite, sei uscito dal tema? No, allora torniamo al tema, lo vogliamo ammettere che anche quello che costituisce l'omosessualità o la sessualità corretta cambia di secolo in secolo? Vogliamo ammettere? Sì, perché no, ti direi che è. Beh, se qualcuno però ha delle critiche, ha delle osservazioni, parliamone. Una domanda, salve, sono Mandy, 100 di Telecca.
Noi abbiamo l'ipotesi di ascolto vittime della discriminazione e facciamo delle manifestazioni artistiche per portare idee antidiscriminatorie, quindi eventi di sensibilizzazione. Tra l'altro a Bologna hanno istituito dei corsi universitari su questo tema, che l'arte può portare, può diffondere idee antidiscriminatorie. Allora, cercando di organizzare una manifestazione che parlava dei trovatori, ci siamo imbattuti in internet su 3-4 pagine di questo libro che parlano appunto dell'amor cortese dei trovatori. È stato molto bello leggere queste poesie, queste strofe, e che venivano dedicate ad una donna, e poi veniva precisato con un asterisco che in effetti era solamente un amore mascherato, non era quindi realmente dedicato ad una donna.